Io spesso, sai, quando mi capita con i ragazzi, no, di raccontare di bambini, tu quanto più racconti, cioè dicevo chi era, no? Il carattere, la solarità, i sogni, cominciamo questa breve ma sentita commemorazione di Maurizio Stato. Ringraziamo anche le scuole presenti. Comincio a leggere un messaggio del sindaco dei Magistris, che purtroppo stamattina non poteva essere qui, ha delegato l'assessore Clemente a essere presente. Dice il sindaco: sono davvero spiacente di non poter partecipare alla cerimonia che si tiene questa mattina in ricordo di Maurizio Estate, alla quale ho delegato a rappresentarmi l'assessore Alessandra Clemente. Sono trascorsi 20 anni da quel tragico giorno in cui Maurizio, un ragazzo lavoratore, compì un gesto di vero e autentico eroismo civile. Il suo sacrificio deve essere ricordato e deve essere onorata la memoria di Maurizio, che si ribellò, pagando con la vita, alla sopraffazione, all'illegalità e alla violenza. Rivolgo il mio affettuoso saluto alla famiglia Estate, al padre e in particolare al fratello Giovanni, che continua l'opera di Maurizio con l'instancabile impegno civile per lo sviluppo e il progresso della nostra città. Un abbraccio forte a tutti nel commosso ricordo di Maurizio Estate, il sindaco Luigi De Maggio. Con alcuni discorsi, direi facciamo un minuto di raccoglimento in memoria di Maurizio Estate. Grazie. Grazie. Diamo la parola adesso al fratello di Maurizio. Giovanni. Buongiorno a tutti. Io sono Giuseppe Estate, nipote di Maurizio. Volevo ringraziare innanzitutto in maniera molto sentita, in maniera molto calorosa, non in maniera formale tutti voi, le istituzioni e il presidente Chiosi. E soprattutto le forze dell'ordine che combattono ogni giorno la criminalità in questa città, una città che noi sappiamo essere molto difficile, ed era difficile anche quando Maurizio Estate ha pagato con la vita questo gesto di altruismo. Ma più di raccontarvi stamattina chi era Maurizio Estate, perché è una cosa molto semplice: era un ragazzo, un lavoratore che è cresciuto nell'autolavaggio di famiglia, ma diciamo, mi preme dire cosa ha fatto Maurizio Estate per tutti noi e perché la mia famiglia lotta ogni giorno affinché questo angolo rimanga sempre perfetto, ma non per noi, ma perché noi familiari, e penso che tutti i cittadini napoletani, hanno un dovere verso Maurizio Estate, ma un dovere soprattutto verso la legalità in questa città. Noi dobbiamo combattere ogni giorno la criminalità, come con questo piccolo gesto, pagato con il più alto prezzo che si può pagare nella vita, che la vita stessa ha fatto Maurizio. Allora, grazie mille. Questo non deve essere un incontro per noi che può essere frainteso come politico o della stampa o di qualcos'altro. Deve essere un vero incontro tra istituzioni, stampa, politica e cittadini, come lo è stato, era un cittadino Maurizio Estate, dove tutti noi
collaboriamo per una stessa causa, la legalità, la lotta alla criminalità, che è il primo principio di una società sana ed è la prima lotta che bisogna affrontare in questa città. Grazie a tutti veramente con un grande affetto. Anche Maurizio, se dell'ordine presente, in particolare l'assessore Pasquale Sommese, che è qui in rappresentanza del presidente Caldoro. Diamo adesso la parola a Don Tonino Palmese dell'associazione Libera Forest. Convinto per, non solo per questo saluto personale associativo di Libera, che da anni, come dire, rispetto al tema della memoria, rispetto al tema dell'educazione alla legalità e al riutilizzo sociale dei beni confiscati, è presente sul territorio. Lo faccio anche così in punta di piedi a nome del Cardinale, il quale mi ha delegato di questo saluto. Il saluto del Cardinale non è un fatto formale della persona sede e della Chiesa napoletana, del modo di essere credenti in questa città che apparentemente ogni volta che ci costringe a celebrare la memoria di qualcuno che non c'è più, è una città che sembra che tra la puzza dell'immondizia e la puzza dei morti non sappiamo come scappare. Invece no, Maurizio questa mattina ci ricorda che c'è un profumo che è molto più autentico, che è il ricordo della sua vita, non tanto il ricordo della sua morte, ma il ricordo della sua vita e di quello che accade dopo la sua vita. Vedete, questa mattina ci sono delle piante qui che fioriscono bene, e non solo qui, forse anche in altre parti della città, e lo dico con un pizzico di sorriso e di complicità nei confronti di chi sta continuando questo ricordo di Maurizio per quello che è e per quello che sa, e per quello che è e per quello che è sa significa nel tuo lavoro è quello di far fiorire, è quello di dare profumo alla città, e farlo nel nome di Maurizio davvero per noi è un privilegio grande. Io credo che questa mattina il puzzo della morte, la puzza della morte e la puzza dell'indifferenza è stata completamente, come dire, allontanata, speriamo cacciata definitivamente dal profumo di vita che è dentro questa piazza, perché io credo che ognuno di noi, anche i più piccoli, al di là di quello che possono dire ma che è successo, io che cosa posso fare, no? Sono domande lecite, non abbiate mai paura, lo dico ai ragazzi, magari potete spaventare, ma noi poi che è successo non l'abbiamo capito bene, e c'è una domanda ancora di più che potrebbe impaurire i ragazzi, invece non vi dovete impaurire, ve lo dico col cuore in mano, puoi dire ma io che posso fare, che puoi fare? E stamattina stai qui e hai profumato questa città che puzza di morte. Tornando a scuola e facendo il proprio dovere, anche se a volte è faticoso, hai profumato la scuola di autenticità. E tornando a casa e accorgendoti che non è un albergo, ma che è abitato da esseri umani, quello dei tuoi familiari, hai profumato quella casa. Vedete, tutto questo prende il sopravvento sulla puzza della morte. Allora, benvenuti a tutti, ce lo diciamo gli uni gli altri. E soprattutto io ai più giovani dico beati voi che ci siete, perché da oggi, a differenza di qualche carogna che sta in giro, qualche tamarro che sta in giro, da oggi voi siete sanamente costretti a dire io posso fare la mia parte, mentre quelle carogne, quei bastardi potranno dire a me che me ne importa. Chi sta qua questa mattina dovrà cancellare dal proprio vocabolario definitivamente questa terribile volgare bestemmia in un denigrante accoglimento. Auguri a tutti. Saluto Giovanni, la famiglia, i familiari da parte della Regione Campania, ma io credo che volendo contestualizzare un poco 20 anni fa ed oggi, queste iniziative vere, autentiche, sono state messe in campo. Oggi qua abbiamo le scuole, abbiamo la Chiesa, rappresentata mediante il Cardinale da Don Tonino Palmese, abbiamo le istituzioni comunali, la municipalità, la Regione Campania e tantissime forze dell'ordine, e dobbiamo dire che i risultati in questi 20 anni sono stati tantissimi, se è vero che c'è stata una crescita del volontariato sociale, dell'antimafia, dei temi del coraggio, delle istituzioni che sono presenti con orgoglio a queste iniziative, e avere circa 2.000 beni confiscati alla delinquenza organizzata, delle cooperative giovanili che con coraggio oggi
utilizzano e fruiscono di questi temi. Avere, e saluto anche il presidente di Polis, braccio operativo della Regione Campania, le tante iniziative quotidiane che vengono messe in campo verso le vittime della criminalità organizzata, è un momento di orgoglio ma anche di esempio a chi ha pagato un tributo altissimo. Diceva bene Giuseppe, impagabile qual è la vita, il dono della vita. E io credo che quell'esempio di educazione di un giovane che con coraggio a 23 anni ha reagito in quel momento, c'era indubbiamente, presidente, dire chi gliel'ha fatto fare, poteva essere tranquillamente, invece è un esempio, un tributo che si è pagato per raggiungere i risultati che noi abbiamo oggi, che le istituzioni, la popolazione, le scuole, tutti noi siamo presenti su questi temi. E questa è la Napoli che vogliamo, e questa è la Campania, il Sud, che noi dobbiamo mettere in campo. Ecco, da parte nostra continueremo sempre con maggiore convinzione ad andare avanti su questi principi. Napoletani, bisogna vergognarsi di essere napoletani come quelli, cioè come quelli che Don Tonino prima ha richiamato, come quelle carogne, come quei bastardi, che si fanno i fatti loro e che facendosi i fatti loro sono complici di quello che accade quotidianamente in questa città. Nessuno deve essere eroe, per carità, Maurizio l'ha fatto ed è una piccola perla nell'universo di tanti eroi che ci sono, però si è eroi secondo me anche se si rifugge dall'idea del mi faccio i fatti miei, anche semplicemente se si fa una denuncia, anche semplicemente se si segnala l'istituzione di un'illegalità. Si fa il proprio dovere di cittadini, fare il proprio dovere di cittadini in questa città, in questa realtà, significa anche quello essere eroi. Allora mi fa piacere che ci sono oggi le scuole di Chiaia come la Tito Livio, le scuole di Scampia come la Levi, se non sbaglio. E anche un voler unire due realtà estremamente diverse della città nel ricordo di Maurizio. E un ringraziamento, consentitemelo, lo devo fare anche al fratello di Maurizio Estate, Giovanni, con il quale abbiamo avuto confronti, con il quale abbiamo avuto anche scontri, perché credetemi, non è semplice, mi sembrerà strano, cercare di mantenere pulita una piccola area verde in una città dove ci sono tanti incivili che magari, incuranti di quella lapide, incuranti di quello che rappresenta questo giardino, buttano la carta. Anche quella è una grande, grandissima inciviltà, però piano piano, con la collaborazione, con l'impegno, con l'aiuto, perché ci aiutiamo reciprocamente, riusciamo a mantenere questa area pulita, riusciamo a mantenere vivo il riporto. Allora il ringraziamento a Giovanni perché ricorda il fratello, il ringraziamento a voi perché siete qui, con l'auspicio di non vedere mai vittime della criminalità di serie A e di serie B. Noi ricordiamo e abbiamo il dovere e anche il piacere di ricordare tutte le vittime della criminalità. Non esistono vittime di serie A e vittime di serie B. E l'impegno di questa mattina che sento di darvi come rappresentanti di una piccola istituzione della municipalità è quello appunto di tornare nelle vostre classi, di tornare nelle vostre famiglie, di raccontare quello che avete fatto qui questa mattina, di raccontare anche ai vostri amici, ai vostri familiari l'esperienza tragica di Maurizio Estate, di un esempio che tutti dovrebbero seguire, e facendo così avrete fatto anche voi il vostro dovere di cittadini giovani ma di futuri cittadini consapevoli domani. Grazie. Le istituzioni e questa città, alla vita spezzata di un ragazzo che aveva 23 anni, che si chiama Maurizio, deve chiedere scusa, come deve chiedere scusa alla sua famiglia. E da questo bisogna partire, per capire come dare un senso a tutto questo, capire come questa ferita, che la ferita solo di una famiglia di questa città, deve diventare la ferita di tutta la città, perché è un qualcosa che riguarda tutti noi. Maurizio è il nostro fratello più grande, è il nostro figlio, è il nostro migliore amico. Io non l'ho conosciuto, però ho conosciuto la sua famiglia, una famiglia che per il senso civico, la generosità, la positività ha permesso a Maurizio di continuare a parlare al mio cuore e ha permesso a quel ragazzo del quale io non conoscevo il volto di darmi dei valori,
di darmi una strada. Allora, sapete, quando tante volte noi ci dobbiamo chiedere e ci chiediamo ma da che parte vogliamo stare? Ecco, se ti porti dentro la vita, gli occhi e l'ingiustizia che c'è dietro tutto questo, che è accaduto qui, e noi abbiamo deciso oggi di essere qui, se ce lo mettiamo dentro, non ce lo dobbiamo neanche chiedere da che parte stare. Sappiamo da che parte stare. Capiamo il male e le ferite che ci sono in questa terra e capiamo ognuno di noi, nel nostro presente, in che modo vivere la memoria di Maurizio, in che modo farlo respirare di vita lui e le altre vittime innocenti di criminalità e di camorra che ci sono qui. Io ringrazio le docenti delle scuole che hanno portato qui i ragazzi, ringrazio le istituzioni che sono venute, ringrazio la famiglia, ma soprattutto i ragazzi, e a voi che voglio parlare, perché abbiamo un diritto. Abbiamo il diritto ad essere una generazione senza così tanta criminalità, camorra e violenza a Napoli. Allora dobbiamo conoscerla e dobbiamo permettere ad angeli come Maurizio di farci forza e di farci fare la differenza, senza essere eroi, ma semplicemente decidendo di non voltare la faccia dall'altra parte. Siamo qui, decidiamo di non voltare la faccia. E decidiamo di salutare tutti insieme Maurizio portandolo nel nostro cuore. Grazie. Vi spiego stamattina, ragazzi, di essere stati qui. C'è un'ultima. C'è un omaggio da parte di Ferrigno, che è appunto l'azienda storica di Pastori, che voleva donare alla famiglia una loro realizzazione. Senti. Grazie, grazie. Grazie a tutti per essere intervenuti. Grazie.